parliamo di questa sua nuova esperienza alla ex provincia regionale di Agrigento da qualche giorno, ecco, come intenderà intraprendere questo suo percorso e quali saranno gli obiettivi nell'ambito delle sue competenze che cercherà di raggiungere? Beh, in primo luogo mi sto occupando delle scuole, le secondarie di secondo grado, c'è un problema di abitabilità per così dire, abbiamo grandi problemi di abitabilità perché per fortuna gli studenti crescono ma le aule non crescono insieme agli studenti, quindi stiamo cercando di, come dire, ridisegnare l'architettura delle distribuzioni degli studenti nell'Agrigentino. Ci stiamo occupando fattivamente, stiamo spendendo qualche milione di euro per le strade provinciali e ci stiamo occupando anche contemporaneamente e primariamente dello smaltimento delle porcherie che molti cittadini poco civili lasciano lungo le strade. Anzi, colgo l'occasione per invitare i cittadini ad essere cittadini, non cialtroni che lasciano l'immondizia lungo le nostre strade. E quando i nostri amici europei ci vengono a trovare, non debbono trovare l'immondizia, ma il sole, i fiori, l'accoglienza, non la nostra maleducazione. Ecco, qual è il rapporto con la regione? Si faranno degli investimenti, arriveranno le risorse o sarà, diciamo, un momento così, diciamo, solo istituzionale che la provincia dovrà andare avanti più per induzione che per fattiva reale finanziamenti e capacità di agire? Come ha detto il presidente dell'ANCI regionale, Leo Luca Orlando, non è un problema di soldi, è un problema di capacità di spesa, di procedure. Siamo in difficoltà perché non è che manchino i soldi, occorrono le idee per spendere i soldi, occorre stabilire le procedure. La regione è a fianco di tutte le province di Agrigento, devo dire in maniera particolare, ho avuto un colloquio con il presidente prima che mi nominasse e si è raccomandato, ci verrà a trovare appena, come dire, superata questa fase di insediamento e con lui studieremo ulteriori forme. La regione ci è molto vicina, noi dovremmo essere capaci di impiegare bene le risorse che Regione, PNRR e finanziamenti statali ci metteranno a disposizione. Perché il grande dramma sono le strade provinciali abbandonate a se stesse, le lamentele arrivano, non ultime quelle di Don Mario Sorce che hanno fatto delle manifestazioni proprio sulle strade provinciali, quella di Ribera e altre. Sì, però bisogna dire che sono stati anni di abbandono, francamente. Però nel prossimo quinquennio spenderemo 50 milioni di euro, sono già stati programmati, quest'anno abbiamo già appaltato circa 8 milioni, quindi siamo sulla buona strada, stiamo riprendendo a camminare. Io sono fortunato perché prima c'era poco, adesso ci sono le risorse e stiamo cominciando a lavorare. Gli uffici sono al lavoro dalla mattina alla sera.